Ben tornati, ben ritrovati, una nuova video degustazione per il gusto relativo. Io sono Tiziano, sempre in collaborazione con Vino 75. Oggi degustiamo un prosecco Riva di Rocca, fa parte della DOC Treviso, il produttore al solito diciamo è Col Sant'Ago barra Case Bianche, non abbiamo capito bene nemmeno noi come chiamarlo, se sono due cantine distinte o se è la stessa cantina. In tutti i modi questo è il vino. Ora lo verserò così abbiamo modo di poterlo apprezzare insieme, soprattutto essendo per l'appunto una bollicina, apprezziamo tutto quello che c'è extra rispetto ai vini fermi nella bollicina. Innanzitutto descriviamo il vino. Dicevamo, siamo nella DOC Treviso, quindi siamo in Veneto. È un prosecco, diciamo un vino bianco frizzante. Il vitigno in Veneto lo chiamano prosecco, in realtà è glera, 100% glera, di purezza ovviamente. Leggiamo qualcosina dal produttore, i suoi vigneti. Ecco, interessante la presa di spuma. La seconda rifermentazione per questo vino viene fatta in autoclave, quindi siamo in presenza di un metodo Charmat. Il residuo zuccherino è importantissimo da dire. Qui siamo su un extra dry, quindi siamo tra i 12 e i 17 grammi litro di residuo zuccherino. Nello specifico non so se c'è scritto, sì c'è scritto, il produttore ce lo dice, questo nello specifico ha come residuo zuccherino 15 grammi litro, infatti ci troviamo proprio tra 12 e 17, la categoria per l'appunto è un extra dry. Gradazione alcolica 11,5% sul volume, temperatura consigliata, il produttore ci dice tra i 16 e i 18 gradi centigradi. Io direi forse anche qualche grado in meno, ecco, sui 14 andrebbe bene questo. Cominciamo a degustare. Allora, iniziamo ovviamente come solito dall'analisi visiva, che ci dice di essere in presenza di un vino dal manto bianco carta. Io direi veramente bianco carta, forse con qualche riflesso sul giallo paglierino. È un vino brillante, è un vino molto trasparente come tradizione per gli spumanti o prosecco in generale. È un vino con una grana del perlage mediamente fine. Ovviamente mi rendo conto che dalla telecamera non è possibile notare il perlage di questo vino, però fidatevi sulla parola, è un perlage, una bollicina mediamente fine. L'intensità del colore ovviamente di buona intensità, volendo anche fioca, essendo bianco carta per forza di cose. Portiamolo al naso e vediamo che cosa ci dice. Allora, innanzitutto è un vino non molto intenso al naso, però nonostante questa sua, diciamo, poca intensità, porta abbastanza in successione, non proprio in maniera sottilissima, ecco, diciamo così, schietto, lo potrei definire schietto, lo potrei definire fine come vino. Non finissimo, ecco, se vogliamo proprio essere precisissimi, e non particolarmente o precisamente schietto, però non potrei definirlo di meno. Questo perché? Perché porta al naso diverse famiglie, lo fa in maniera molto, con poca potenza, proprio perché non è molto intenso al naso, però tutto sommato si possono sentire. E ciò che si sente in questo vino, in questa DOC Treviso, è sicuramente una nota, direi, di pane tostato, non particolarmente caratteristica di vini, di bollicine, dove la presa di spuma viene fatta con un metodo Charmat. Piuttosto, diciamo, queste note terziarie si sentono piuttosto in vini dove la presa di spuma, la seconda rifermentazione, viene fatta
con il tradizionale cosiddetto metodo classico, quindi in bottiglia. Però si sentiva questa nota tostata abbastanza interessante. Presenta anche una nota leggermente balsamica, direi questa piuttosto quando è stato aperto, risultava abbastanza balsamico come diciamo al naso, e continua con una buona nota erbacea accompagnata più che erbacea vegetale, perché questa nota viene completata, ecco, da una buona nota fruttata che richiama molto la mela. Sicuramente la mela verde, ma vediamo adesso in bocca se effettivamente il suo sostegno acido ci può garantire, ecco così, un richiamo proprio alla mela verde. Vediamo se c'è da dire qualche altra cosa in bocca, al naso, scusate. No, direi un vino mediamente complesso, barra mediamente complesso, non voglio essere troppo tecnico, comunque al naso si presenta bene, sicuramente senza difetti. Bene, andiamo ad assaggiarlo, vediamo che cosa ci dice in bocca. Allora, in bocca la prima cosa che notiamo ovviamente è il residuo zuccherino. È un prosecco abboccato, è un prosecco, scusate, più che abboccato, amabile, perdonatemi, perché essendo un extra dry, per forza di cose il residuo zuccherino si sente in bocca. Ed è amabile, il termine si spiega già da sé, amabile come vino. È leggermente sapido, la sapidità di certo non è la caratteristica e la potenza di questo vino. E forse pecca un po' di acidità. Direi un vino fresco, lo definirei io. Fresco vivo è già troppo per questo vino qui. È un vino fresco che per essere una bollicina forse pecca un po' di acidità. Tutto sommato non è un difetto, però lo definirei fresco e non oltre. Per quanto riguarda invece, ecco, dicevo, la morbidezza, il corpo diciamo è leggero di questo vino, è un vino dal tatto non particolarmente presente, diciamo così. Quello su cui per l'appunto mi volevo soffermare è l'acidità. Ora in bocca la mela, l'idea di mela viene, diciamo, ci viene proiettata nella mente quando beviamo questo vino. Ci viene proiettata forse anche meglio di altri prosecco, di altri spumanti in generale, proprio per il fatto di essere, o in generale tutti gli extra dry possono fare questo effetto qui, per il fatto che essendo il residuo zuccherino un po' più elevato, per l'appunto dato il fatto che è extra dry, presenta questa nota acida, presente anche in frutti acerbi, aspri, come la mela verde, però aggiungendoci quella nota zuccherata che per forza di cose un frutto ha. Tutto sommato in bocca il vino si presenta bene e devo dire lascia anche una buona bocca. Non è molto persistente, non è molto acido, si scarica abbastanza velocemente in bocca, però ha il grosso pregio, devo dire, di lasciare la bocca veramente pulita. Per quanto riguarda la degustazione, credo di aver finito. Vi posso dire che questo è un vino, il produttore ci consiglia di berlo non tanto in pasteggio, tutt'al più assieme ad un aperitivo con degli stuzzichini da assaggiare, va benissimo. Ma il produttore ci consiglia di berlo come vino da compagnia, ecco, fuori dai pasti. E noi confermiamo questo, diciamo, questo consiglio, questo abbinamento, non abbinamento in qualche senso, proprio perché è un vino che, oltre a lasciare la bocca pulita, buona, risulta essere un vino che non ha particolarmente bisogno di... non è un vino eccessivamente complesso e strutturato,
che lascia ovviamente una presenza ingombrante in bocca. È un vino che si lascia bere e che, ripeto ancora, lascia la bocca abbastanza pulita e buona. Questo è tutto per il gusto relativo da Tiziano. Viva il vino!